Buonasera, Global Community, la web TV del mio blog Raffaele Barone WordPress. Potete seguire questo programma sul mio profilo Facebook, su Twitter e su YouTube. Allora, posso informarvi che da 15 giorni abbiamo iniziato con questo web TV e più di 900 persone hanno visto questi nostri programmi. Questa è una bella cosa, ci fa piacere. È un programma fatto così in economia. Ed è fatto anche con passione, con impegno, così come la mia candidatura per la città di Gran Michele. La mia è un servizio, è un... qualcuno dice: ma chi te lo fa fare? Effettivamente qualcuno dice: io tutto da perdere c'ho io, ma poi in fondo non ho nulla da perdere se non dare un contributo d'idea. Idee di programmi, di progetti per la città di Gran Michele, ma per anche il contesto in cui è inserita Gran Michele. Allora, questa sera l'idea era di presentarvi 10 idee e ipotesi di progetto su cui possiamo svilupparle nei prossimi giorni attraverso le prossime trasmissioni, ma anche attraverso incontri con giovani, imprenditori, donne, volontari, associazioni, sindacati, ecco, dove possiamo discutere di questo progetto, di questo programma. Per un programma partecipato e sostenibile. Quindi questa sera l'idea mia è di presentarvi intanto solo i titoli questa sera. Volevo solo fare il punto un po' della situazione. Volevo dare un po' questa informazione. Il Partito Democratico, a cui io faccio parte, come tutti sapete, è un partito che per selezionare la classe dirigente che deve poi candidarsi a sindaco, a presidente, ha per statuto definito di lanciare le primarie. Ed è anche, come dice, anche il metodo che si dà il centro-sinistra per fare, per selezionare, per trovare una soluzione rispetto ai programmi. Lo abbiamo lanciato, dobbiamo prendere atto che un pezzettino che si reputa di centro-sinistra, che secondo me non è centro-sinistra, non ha accettato le primarie. Mi riferisco a Canzoniere, non ha accettato le primarie, a quanto pare, sempre che sia lei con il centrodestra, d'altronde ho sempre detto in questi ultimi anni che secondo me è un conservatore, ognuno si allea con i conservatori o con i progressisti. Dall'altro lato c'è un altro progetto, a Gran Michele, Specchiale, che anche lui ha fatto una lista civica, quindi in qualche modo trasversale. Quindi si va verso questa lista civica. Dall'altro lato penso che ci sarà un candidato del Movimento 5 Stelle, che anche quello in fondo sono le liste civiche trasversali. Quindi immagino che nei prossimi giorni si arriverà anche per noi, che penso che raccoglieranno in qualche modo la sfida e l'invito a concorrere con le primarie per fare una coalizione, saranno l'aria moderata. Quindi andremo verso liste civiche. Ecco, questo probabilmente è legittimo, tutto è legittimo, probabilmente è un'innovazione. A Gran Michele ci saranno solo liste civiche. Ecco, questo io voglio darvi il mio contributo, sia attraverso questa televisione, se eventualmente ci saranno le primarie, se sarò candidato, potrò raccontarvi un po' quello che penso, dare idee e progetti. Possono solo essere idee e progetti, possono, se dovessi essere eletto, anche la realizzazione di idee e progetti. Qualcuno mi dice: chiarisci un po' meglio la questione della candidatura di Filippo Silesi, ma nel nostro partito noi abbiamo detto che ci sono le candidature, le autocandidature, è una candidatura legittima, era anche un modo per stanare in qualche modo il centrosinistra. Noi avevamo detto: mettiamo due candidati per sfidare, ma per sfidare questa parte di cosiddetto centrosinistra che poi invece non ha accettato. Ecco, andiamo ai 10 idee. Voi sapete che negli ultimi anni io ho fatto un po' meno politiche, mi sono sempre di più occupato a progetti, a realizzare progetti. Non so se avete saputo, negli ultime settimane io collaboro in maniera gratuita con l'assessore alla sanità Borsellino e sto cercando di dare il mio contributo per realizzare a Caltagirone una risposta civile di innovazione e di civiltà per la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari. Voi sapete che l'Italia è uno dei paesi più avanti nel mondo per
progetti e programmi di salute mentale, l'unico paese al mondo che non ha l'ospedale psichiatrico giudiziario. Io ho fatto parte del Ministero, abbiamo messo su un progetto di legge che ha chiuso, ha messo le basi per chiudere gli OPG. Adesso, entro questo anno, si dovranno chiudere gli OPG. A Caltagirone, all'ospedale Santo Pietro, si realizzeranno due comunità e sarà la risposta. E penso che la Sicilia sarà la più avanzata d'Italia rispetto a questa risposta. Nel Calatino si faranno due comunità e un polo riabilitativo con progetti di lavoro, di arte, cultura, artigianato, agricoltura, una fattoria sociale, la gestione di una mensa, un gruppo appartamento. Ecco, l'ospedale di Santo Pietro, che negli ultimi anni, come dice, è stato poco sviluppato, potrebbe con questo progetto dare una risposta forte ai cittadini e creare anche occasioni di lavoro. Si creeranno più di 50 posti di lavoro. I 10 progetti. Allora, l'idea è questa: noi questa sera lanciamo le 10 idee e poi ogni settimana commenteremo queste 10 idee e spiegheremo queste 10 idee come possono diventare progetti. L'idea è di un, come dice, 10 idee per cambiare e sviluppare Gran Michele. Adesso vi do soltanto i titoli di queste 10 idee e poi li svilupperemo nelle prossime trasmissioni. Il primo, Gran Michele etica e trasparente, che significa che il palazzo comunale deve essere sempre più trasparente, sia attraverso questi strumenti, non so, la trasmissione via web del Consiglio Comunale, la trasmissione, rimettere nel sito tutte le delibere, coinvolgere i dipendenti comunali in una partecipazione attiva, corresponsabile. Poi lo spiegheremo, questo è un progetto. Il secondo progetto, sviluppo locale, è la programmazione. Mi riferisco, rispetto a questa cosa, a questa idea che la mia generazione ha sempre seguito, che io da 15 anni sostengo, che è quello dei liberi consorzi comunali. Perché se voi andate a guardare nei paesi più avanzati del mondo, si lavora così: i piccoli comuni si mettono insieme e attraverso la sinergia creano sviluppo, abbassamento dei costi dei servizi e occupazione e lavoro. Io lo dico a 15 anni, adesso la storia in qualche modo mi sta dando ragione. Oggi abbiamo una grande occasione di mettere a servizio della collettività l'intelligenza tipica del Gran Michelese, che ha un, come dice, è fortemente innovatore, ha una, come dice, ha una modernità intrinseca proprio nella sua mente, perché è una città illuminata, moderna e pragmatica. E quindi penso che noi possiamo mettere a servizio della collettività del Calatino, la città, le idee, l'innovazione, la classe dirigente di Gran Michele. Il terzo punto è il lavoro al centro e lotta alla disoccupazione. Ecco, qui io ho abbastanza idee chiare, ma mi piacerebbe poi confrontarmi, perché un'attenzione particolare va data ai precari, e qui bisogna aprire una vertenza con la regione siciliana per dare risposte ai precari, ma so della sensibilità e dell'attenzione del presidente Crocetta, e poi un'attenzione particolare ai disoccupati. E quindi anche questo è un tema importante su cui ho delle idee, mi piacerebbe poi confrontarle con gli altri. Il quarto punto l'abbiamo chiamato welfare municipale, che include, ecco, servizi alle persone innovativi, servizi domiciliari. Mi piacerebbe fare di Gran Michele una sperimentazione nazionale, portare qui le più importanti esperienze che esistono a livello nazionale, perché non solo nazionale. Proprio oggi, a un convegno che abbiamo fatto nazionale a Caltagirone sulla salute mentale, ha parlato uno che a un certo punto si è presentato dicendo che è di Gran Michele ed era orgoglioso di essere cittadino di Gran Michele, e lui diceva che la sua identità l'aveva portato a sperimentare cose nuove. Infatti ha portato un progetto sperimentale di sostegno, di affido familiare delle persone che sono affette di salute mentale. Mi ha promesso che se dovesse diventare sindaco verrà a presentarlo. Lui lavora e vive a Torino. Ecco, il quinto punto è Gran Michele città d'arte: la piazza, l'impianto esagonale, il parco archeologico, il museo. La nostra storia, che parte dai greci e che si è sviluppata nel Medioevo fino alla modernità, devono diventare patrimonio culturale per sviluppare creatività, ma anche per creare lavoro. Dobbiamo collegarci con i
le città identificate dall'UNESCO Patrimonio dell'Umanità, sia Militello che Caltagirone, e poi tutta la Val di Noto. Ecco, questo è un altro programma molto importante, fare questa città bella, elegante, ma anche una città d'arte. Sesto punto, la città sicura e nella legalità. Noi abbiamo visto in questi mesi, in queste settimane, come è avanzato questa criminalità, questa violenza nella città di Gran Michele. Il sindaco è l'autorità di legalità rispetto alla città, e quindi occorre che, come dice, questo tema venga affrontato anche con intelligenza, risolutezza e con collegamento con le forze dell'ordine. Gran Michele ecologica e sostenibile. Ecco, questo si parla molto, la green economy. Ecco, un piano di economia, di imprese nel settore verde. Già noi l'abbiamo lanciato in qualche modo nei mesi passati, negli anni passati, ma va sviluppato fino in fondo. Gran Michele, insieme ai comuni del Calatino, potrebbe diventare un distretto della green economy, un distretto dei progetti di economia legata al fotovoltaico, legata alle biomasse. Ecco, tutto questo già ci sono in cantiere delle progettualità che potrebbero creare, non solo abbassare il costo dei servizi e abbassare le tasse, ma anche essere un nuovo bacino occupazionale. Infine, città digitale smart nel mondo, ecco. Dovremmo fare in modo che Gran Michele possa essere una città del mondo, come noi abbiamo chiamato Global Community, la nostra comunità locale, ma globale, attraverso i mezzi nuovi tecnologici, attraverso le reti, attraverso la possibilità che ogni cittadino di Gran Michele che va nel mondo diventa ambasciatore di Gran Michele, e ogni cittadino che è nel mondo possa essere ambasciatore della città di Gran Michele. Nono punto, Gran Michele, giovane, creativa e sportiva. Ci sono già progetti in cantiere nel comune di Gran Michele, completare i servizi, il palazzetto dello sport, la costruzione di un palazzetto dello sport, il completamento del campo sportivo, possibilmente adeguandolo alle nuove tecnologie, quindi anche con un manto moderno. E poi soprattutto sviluppare, incentivare i giovani talenti. Se questa città è una città così intelligente, pragmatica, creativa, innovativa, perché no lanciare nelle scuole l'invenzione, cioè i giovani che brevettano, che fanno brevetti, e continuare a sviluppare questa grande capacità di questa nostra città di essere imprenditori innovativi. Infine, Gran Michele, città attenta all'infanzia e all'adolescenza, non per ultimo. L'infanzia e l'adolescenza sono il futuro della città e del mondo, ma gli adolescenti sono quelli che vivono ancora di più il disagio della nostra civiltà, delle trasformazioni della nostra civiltà. Quindi un'attenzione, una lotta alla dispersione scolastica, incentivare sempre più con la scuola il rapporto fra famiglie e scuole. Ecco, tutta un'attenzione particolare all'infanzia e sviluppare anche momenti di incontro, di formazione per favorire il dialogo fra le generazioni, quindi soprattutto fra gli adolescenti ed altri. Ecco, questi sono i punti che noi vorremmo sviluppare nelle prossime settimane. Su questa base, su questi punti, potete già cominciare a interagire. Nei prossimi incontri svilupperemo punto per punto, possibilmente anche con altri ospiti, con altre persone che nel frattempo penso che si schiereranno dentro questo schieramento di liste civiche, quindi di riscossa civica per la nostra città. E io dico sempre, non solo per la nostra città, da Gran Michele deve partire un messaggio di cambiamento, di sviluppo del singolo individuo, delle famiglie, della città di Gran Michele e del Calatino. Buonasera, alla prossima trasmissione.